Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti, sarà Don Paolo questa sera che ci guiderà nell'ascolto e nell'approfondimento della parola di Dio. Lampada ai miei passi è la tua parola, Signore, luce sul mio cammino. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Così parla l'Amen, il testimone degno di fede e veritiero, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo, magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco e abiti bianchi per vestirti. E perché non appaia la tua vergognosa nudità e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io, tutti quelli che amo, li rimprovero e li educo. Sii dunque zelante e convertiti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Sono parole forti queste, quelle che abbiamo appena ascoltato. E in particolare ciò che è stato più significativo per me è proprio quella parola nel primo dei versetti letti, li educò, che se cambiamo l'accento su questa parola educò, diventa educo e diventa il significato, e questo è il significato più profondo di questa parola. Educo vuol dire condurre fuori, tirare fuori. E per me la mia vocazione è stata proprio questo, un cammino di uscita, un cammino nel quale pian piano Gesù è stato in grado di tirar fuori da me ciò che erano le mie capacità, quelle che erano le mie attitudini, e da lì poterle mettere a disposizione degli altri, senza pretendere di dover riuscire in tutto, essere bravo in tutto, perché questo non ne sono capace, ma d'altra parte quello in cui riuscivo, quello è stato ciò che mi è stato chiesto di mettere a disposizione, di fare al meglio. Quello che mi riusciva bene mi è stato chiesto di farlo nel migliore dei modi. Ed ecco, questo è quello che è stata la mia vocazione. Certamente, come è in questo versetto, non tutto è stato sempre semplice, non tutto è stato facile, perché, come dice Gesù, li rimproverò, cioè mi rimprovera, ci ha rimproverati a volte, e questi rimproveri sono state quelle fatiche, quei momenti di difficoltà dai quali, da quelle cadute, dalle quali appunto rialzandomi sono cresciuto, sono andato avanti, ho camminato in questa vocazione, fino ad arrivare al versetto meraviglioso nel quale Gesù dice che lui sta alla porta e bussa. A questa porta, alla porta della nostra casa, io sento di aver dalla mia parte la maniglia, e quella maniglia sono io che decido di poterla aprire, di poterla sganciare, e aprendo quella porta, direbbe Papa Giovanni Paolo II, spalancando quella porta, solo così allora il Signore potrebbe entrare, può entrare nella mia casa, nella nostra casa. Solo quella maniglia, aprendo quella maniglia che sta dalla mia parte, allora
il Signore può illuminare la nostra casa, e così allora anche quei brani più difficili, ovvero quei momenti più duri della nostra vita, possono essere illuminati dalla grazia del Signore. Ed ecco questo che è significato per me questo cammino in seminario, questo cammino nella vocazione, quella che è stata la mia vocazione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti.